Dopo il brutto stop subito sul campo di Reggio Emilia, la Sutor torna tra le mura amiche e si trova ad affrontare l'Enel Brindisi, guidata da coach Piero Bucchi. Una squadra che gioca una pallacanestro efficace, come ha detto coach Recalcati nella conferenza stampa di presentazione del match, e per questo contro squadre di questo tipo non bisogna commettere l'errore di pensare che sia in crisi basando il nostro giudizio sulle 3 sconfitte consecutive da cui proviene la squadra pugliese. La loro è una crisi di risultati, non di gioco, ha continuato Recalcati. È una squadra ben coperta sotto tutti i ruoli e unica del campionato che ha 2 centri americani che permettono in quel ruolo di avere sempre freschezza e fisicità. E la Sutor ha seguito il consiglio del coach e non ha preso sotto gamba il match contro Brindisi, vincendo meritatamente per 93-86. Arbitri del match Paternicò, Lanzarini e Di Francesco, avvio sottotono dei gialloblu e Brindisi capace di segnare 24 punti in 7 minuti di gioco. Ma poi la squadra di Recalcati è riuscita a ribaltare una gara iniziata male e nel secondo quarto ha dominato grazie alla concretezza dell'attacco, segnando 27 punti, e all'aggressività in difesa, lasciando l'Enel a soli 16 punti segnati. Si va all'intervallo lungo sul 49-40. Il terzo quarto prosegue sulla scia del secondo, con i gialloblu che arrivano anche al più 21 sul 65-44 del 25esimo, grazie soprattutto alla collaborazione di Freimanis e Slay. Ma nel quarto periodo, quando la gara sembrava ormai archiviata, l'Enel si è svegliata e si è rifatta sotto fino al meno 2, 87-85 a poco meno di un minuto dal termine. Brividi Sutor, ma la freddezza dell'ex capitano Di Bella, che chiude con la seconda doppia doppia della sua carriera con 14 punti, 10 rimbalzi, 5 palle recuperate e 8 assist per 28 di valutazione, e di Tamar Slay, entrambi glaciali dalla lunetta, hanno permesso di tenere alla giusta distanza un Enel che negli ultimi attimi di gioco sembrava aver ritrovato fiducia e essersi improvvisamente ricordata di essere una delle squadre, insieme alla Sutor, ai vertici della classifica dei migliori attacchi del campionato. Quarta sconfitta consecutiva per Brindisi e quarto successo casalingo consecutivo per la Sutor, che deriva dalla grande forza mentale acquisita dalla squadra grazie al lavoro di Recalcati e di tutto il suo staff. Vittoria importante anche in vista delle prossime 2 trasferte che vedranno impegnati gialloblu prima contro Milano, una delle squadre più in forma del campionato, e poi contro il fanalino di coda Biella, prima di tornare nuovamente al Palarossini per un'altra difficile partita, quella contro la capolista, o meglio una delle capoliste, Varese, in programma il 7 aprile alle 20:30 in diretta su Rai Sport 2.